Giovanni Falcone è un eroe. Costretto a vivere 16 ore su 24 in un piccolo ufficio di acciaio e cemento per lottare contro la mafia, non può assaporare i piccoli piaceri della vita quotidiana. È vero quello che dicono? Beh, diciamo che c'è molto di vero, sì, indubbiamente questo tipo di attività questo non c'è dubbio. E come lo vive lei? Ma direi con rassegnazione. Lei ha detto, pare che abbia detto, il vigliacco muore più volte al giorno, il coraggioso una volta sola. Questo sì. Significa che non ha paura? Ma l'importante non è stabilire se uno ha paura o meno. Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai. La chiamano speranza, ma a volte è un modo per dire illusione. Ci penso da lontano ed ogni volta è come avvicinarti un po'. Per ogni anima tagliata l'amore è sangue, futuro e coraggio. A volte sogni di navigare su campi di grano e nei ritorni quella bellezza resta in una mano. E adesso che non rispondi fa più rumore nel silenzio il tuo pensiero, e tu da lì mi sentirai se grido. Io non ho paura, io non ho paura, io non ho paura. Aspetta, ferisce questa terra dolce e diffidente, ed ho imparato a comprendere l'indifferenza che ti cammina accanto. Conosciute in tanti occhi le mie stesse, ed aspettare è quel segreto che vorrei insegnarti. Matura il frutto, il tuo dolore non farà più male. E adesso alza lo sguardo, difendi con l'amore il tuo passato, ed io da qui ti sentirò vicino. L'amore fosse clandestino, fermare gli occhi in un istante e poi sparare in mezzo al cielo il tuo destino. Per ogni sogno calpestato, ogni volta che hai creduto in quel sudore che ora bagna la tua schiena, abbraccia questo vento e sentirai che il mio respiro è più sereno. Io non ho paura di quello che non so capire, io non ho paura di quello che non puoi vedere, io non ho paura di quello che non so spiegare, di quello che ci cambierà. Passati tanti anni, appena 30. Chi è questo? Giudice Borsellino. Una domanda intanto. Qualche giorno fa il giudice Ayala disse che tristezza senza Giovanni. In questo momento però siamo molti, veramente. Attorno a lei ci sono tantissimi scout che stanno portando un messaggio concreto. La tristezza va via un po'? La tristezza rimane comunque, perché si è trattato
di una perdita troppo grossa, al di là quasi dell'inimmaginabile. Non c'è dubbio che vedere la popolazione reagire in questo modo, con questa partecipazione, se non toglie la tristezza, dà sicuramente conforto. Quale messaggio le danno questi ragazzi che sono qua da tutta Italia? Il messaggio ad un uomo che forse veramente con una volontà rinnovata tenacemente rimane al suo posto qua in prima linea? Beh, il messaggio principale è quello che tutto questo dà un senso accettabile alla morte di Giovanni Falcone, di sua moglie e della sua scorta, perché è chiaro che per questi ragazzi, e spero per gli strati più larghi della popolazione, Falcone è ancora vivo. Grazie, grazie mille, ci vedremo più tardi.